comincio versando in ciotola le farine Manitoba e 00. Ci sbriciolo dentro il lievito fresco e comincio a versare l'acqua un po' alla volta. C'è chi utilizza acqua di rubinetto e chi acqua in bottiglia. Per questa ricetta basterà un'acqua a temperatura ambiente, né troppo calda e né troppo fredda. Io sto impastando a mano, ma se hai una planetaria a casa puoi tranquillamente utilizzarla. Per chi è alle prime armi consiglio vivamente di utilizzare le mani, un po' perché è divertente sporcarsele di farina e un po' perché così si capisce veramente cosa succede all'impasto. Quando manca poca acqua possiamo unire il sale. Trasferisco l'impasto sul piano da lavoro e continuo a impastare. Piano piano l'impasto inizierà a non appiccicarsi più alle mani e sarà sempre più liscio. L'impasto non appiccica più, però ancora se tiro si strappa, quindi la maglia glutinica ancora non si è formata. Ognuno ha il suo metodo di impastare. Io prendo un lembo, lo porto al centro e poi con la base del palmo lo porto dentro. L'impasto è quasi pronto, ora è un po' stressato, quindi lo lascio riposare sotto ciotola per 5-10 minuti. L'impasto ha riposato, gli facciamo un paio di pieghe. Prendo e porto al centro, prendo e porto al centro e poi tiro verso di me in questo modo, creando tensione all'impasto. Una breve pirlatura. Copro con pellicola e lascio lievitare 6 ore. Parte la prima lievitazione, poi dipende sempre dalla temperatura. In inverno, per esempio, io lo tengo nel forno spento, mentre in estate lo lascio fuori. L'importante è che sia ben coperto e lontano da spifferi. Sono passate 6 ore, il nostro impasto è raddoppiato perfettamente. Ora, con questo impasto lievitato abbiamo due opzioni. Una è cuocerlo direttamente nella classica teglia da forno, oppure dividerlo in tre parti e ottenere le classiche pizze tonde. Prima opzione, lo trasferisco direttamente in una teglia rettangolare 30x40 cm leggermente oliata sul fondo. Mi ungo leggermente le mani e comincio a stenderlo. Se dovesse ritirarsi, come in questo caso, aspettiamo 5-10 minuti. Sempre con la mano leggermente oliata, cerco di vestire tutta la teglia. Adesso che l'impasto è ben disteso, lo lascio riposare almeno 30 minuti coperto con un canovaccio. Sono passati 30 minuti, posso condire la mia pizza in teglia passata di pomodoro. Poi siete liberi di condirla come più vi piace. Qualche spicchio d'aglio, filetti d'acciuga, un po' di origano e un bel giro d'olio. Possiamo infornare, forno in modalità statica, 250 gradi e tra 25 e 30 minuti la nostra pizza sarà prontissima. Seconda opzione, divido l'impasto in tre parti uguali. Ad ogni pezzo di impasto do delle pieghe fino ad ottenere una pallina. E la faccio riposare in una teglia leggermente oliata. Una spolverata di farina e appoggio delicatamente sopra la pellicola, senza schiacciare troppo. In questo modo non farà la crosta. I nostri tre panetti rimarranno ben coperti per almeno 30 minuti. I panetti sono pronti per essere stesi. Prendo il primo, mi aiuto con un bel po' di semola e comincio a dare la forma della pizza. Tolgo la semola in eccesso, parto dal centro e cerco di ottenere già un bel cornicione. Prendo la pala, ci stendo l'impasto sopra, la sistemo per bene. Un giro d'olio. Ora facciamo cuocere per 6 minuti la base bianca e poi condiamo e cuociamo per altri 6 minuti. E ora condisco qualche friariello, salsiccia e provola.
E adesso assaggiamo. Buona pizza a tutti.